a distanza di un anno dalla tua lettura. Quale ti è rimasto più impresso, la narrazione dell'infanzia e della giovinezza oppure la riflessione critica sulla fine di un'ideologia? Sono due aspetti quasi contrastanti nel libro, secondo contrastanti, me. Contrastanti, però vissuti in un certo modo. Ma io personalmente, considerando la zona geografica, mi sono immedesimato più nella prima parte del libro. Cioè, quando lui descrive soprattutto l'episodio del riconoscimento del padre, per esempio, e lo descrive in una maniera molto felice, quasi divertita, oserei dire, se non fosse qualcosa che lo toccava in profondità e che poi traspare in altri punti del libro, questa sua dolce malinconia, insomma, questa carenza, se vogliamo, di una certa figura nel momento dell'educazione. I ricordi dell'infanzia, perché io da ragazzo ci vivevo più o meno vicino al cimitero, quindi per me era quasi familiare sentire i canti strazianti in certi pomeriggi assolati d'estate, soprattutto mi lasciavano il segno, insomma, oppure quei funerali preconciliari che li contavo divertito dal numero delle corone che c'erano in avanti, giganti per i miei occhi di allora, e soprattutto quando erano personaggi un po' nobiliari e accompagnati dai carri enormi. Ecco, tutti questi episodi io li vivevo in una maniera molto divertita, perché vivendoci accanto e dal boschetto dove io ci abitavo vedevo tutto, ovviamente per me era quasi un divertimento, al punto tale che ci giocavo da ragazzo, non so, forse, e poi si è sviluppato quel concetto, prospettavo dei funerali solenni, mettevo più bandiere o più croci a seconda dei casi, quindi mi ci divertivo un mondo, ovviamente si divertivano anche gli spettatori, c'era i miei genitori. La ritualità della morte, no? La ritualità della morte, ma anche, se vogliamo, una certa musicalità. Che io allora non apprezzavo più di tanto, perché vedevo l'aspetto divertito. Col senno di poi ho scoperto che quel canto smozzicato ha fatto parte di personaggi celebri come Pasquale Cafaro, che in un certo momento nel suo Stabat Mater del Settecento viveva nell'ambiente napoletano, però ciò che lo distingue dalla genere napoletano è proprio questo canto smozzicato che lui lo ha inserito in un concetto di Dharma liturgico. E però è un concetto della prefica salentina, insomma, lui essendo di Calatina non poteva non averselo portato addosso, però lo inserì quasi come, almeno secondo me, come una perla in quel suo concetto, insomma. E quindi ritornano le voci soprattutto, no? Le voci e i luoghi nella tua memoria, attraverso questa luoghi lettura e voci soprattutto. O rilettura, no? A distanza di un anno, perché la prima lettura in genere è occupata dal giudizio sull'autore, sul libro. Poi dopo un anno ci rimangono delle cose di un testo che abbiamo letto, no? Che ha richiamato luoghi in cui noi siamo vissuti. Certo. Ecco, e quindi tu le voci hai ascoltato? Le voci in maniera particolare, mi sono medesimato in quelle cose. Poi quella porta e quelle frasi di fuori che a un certo momento colpivano l'autore, ma hanno colpito anche me, penso la maggioranza delle persone. Quindi soprattutto non del luogo che vengono colpite da queste frasi. Quindi ci sono personaggi e storie che tu già conoscevi e che hai ritrovato nel libro? In parte sì, in parte sì. Per esempio la Santubaulena. Ecco, quello sui personaggi, alcuni di personaggi non li conoscevo, li conoscevo molto poco, perché io avevo una cultura di via San Giorgio, ero in un'altra zona. Le culture dei quartieri in qualche modo. In un certo senso sì, diciamo che la cultura di Paolo via Santa Lucia era più che altro prevalentemente artigianale, se vogliamo, invece quella di San Giorgio era prevalentemente agricola, no? Questa cultura. E per cui anche la parlata del greco in quella zona era molto più forte, più sentita, insomma. Poi ricordo in quella zona, per esempio, quando facevano dei quadri plastici o altri personaggi di quella zona, per esempio una certa Bonatesta, la muta, che noi dicevamo, no? Per cui ci divertivamo, ed era di un'intelligenza notevole, perché faceva da massaggiatrice anche, quindi
ecco, quando gli ho detto il libro può essere sviluppato su altri personaggi, cioè e su altre in qualche cose. Modo un input per benissimo, altre ricerche benissimo. Di carattere antropologico. È un bocciolo che può aprirsi con altri pedali, insomma, questo è il punto. Perché in effetti questi ricordi qui afferiscono relativamente alla storia che lui ci racconta, che certo, è un po' io praticamente si possono trovare anche altre storie. Immedesimandomi, per esempio, dei personaggi che io ho trovato assenti, ma sicuramente non facevano parte, ecco, dell'entourage del quartiere di Paolo, per esempio Don Antonio Palumbo, e che so, anche forse tu hai frequentato Roberto Stomeo, per esempio, ecco, sono dei personaggi che andavano e venivano da Martano, ma che comunque lasciavano il segno della loro presenza, no? Don Pippi Marcucci ci si divertiva un mondo col suo carattere attempato e nevrotico, per esempio. Ecco, su questo sicuramente non faceva parte del vissuto dell'autore. Ma la dimensione del gioco come diciamo strumento di acculturazione personale, no? Per il ragazzo sul allora. Gioco cioè il gioco era in fondo l'attività effettivamente fondamentale, l'attività che relazionava, no? Certo, non solo relazionava e quindi aiutava la socializzazione, il confronto, lo scontro, a volte anche manesco dei ragazzi, ma che spesso coinvolgeva poi anche le famiglie, no? Per esempio una piccola lite diventava un motivo di confronto e poi magari di amicizia e di conciliazione tra famiglie. E però ecco, questo aspetto io l'ho vissuto soprattutto dopo i 10 anni, 8-9 anni, perché nell'infanzia, quando vivevo appunto nel boschetto, ero un po' selvatico, ero un po' solo. Quindi questo boschetto, ce lo racconti un attimo, cioè era effettivamente un bosco? No, di bosco non c'era nulla, infatti una delle mie domande, so i boschi delle favole, veri che sono pieni di alberi, e qui mi sembra più un giardino che un bosco. In effetti era boschetto probabilmente, pensandoci bene, dal numero delle piante di cui disponeva, però non era un bosco, non c'era l'ulivo, per esempio. Era nella zona delle vie di Calimera, ecco, dove non originariamente c'erano comunque dei boschi, Calimera proprio. Probabilmente non so fino a che punto della strada ci arrivavano. Comunque io il boschetto lo ricordo più come un orto pieno di piante, di molte piante di frutti che mio padre aveva sistemato, insomma, di diverse varietà. Vivevate presso io lì mi sono stato circa 7 anni, praticamente dal 45, sì, perché mia sorella nacque lì, fino a 5 anni. Quindi proprio l'infanzia. Piccola infanzia, sì. E quindi ci giocavo con queste cose lì, addirittura per imitare i fuogli lanciavo nell'aria manciate di sassolini, insomma, per cui per me erano i fogli. Quindi questo è il luogo che il libro ti ha riportato mi di ha più, riportato. No? Il luogo in cui ti sei ritrovato, riconosciuto maggiormente. Sì, soprattutto nel periodo del riconoscimento di queste cose. E c'erano incursioni, diciamo, di gruppi di ragazzi del paese? Di tanto in tanto sì, c'era, ma anche di grandi, se vogliamo. Generalmente si partivano delle comitive di persone di una certa età, un po' per far visita a casa la mamma, ma anche per raccogliere la cicora cresta, per esempio, la cicorella o altre cose. E altre volte venivano gruppi di ragazzi più grandi di me che mi chiedevano furtivamente il cerino per accendersi la sigaretta. Questi episodi me lo ricordo. Però c'era un'idea della distanza maggiore dal paese, no? Sì, come se c'era una distanza maggiore. Mi ricordo, per esempio, altri personaggi che abitavano in periferia, potrei fare anche i nomi, c'è Giovanni De Vito, per esempio, altri che, essendo più grandi di me, per fumarsi la sigaretta, Luigi va dalla mamma a prendere il cerino. Io di nascosto brucavo, però sono degli episodi simpatici che poi mi ricordo molto bene. Poi la strada non era asfaltata allora, per cui mi ricordo il famoso motorette con accanto l'altro elemento, come si chiamava? Adesso non mi ricordo il nome, che praticamente erano particolari, insomma. Quindi sono tutti degli episodi che ricordo. Sidecar si chiamava, quello delle motorette della seconda guerra mondiale. Quindi c'era questo clima da dopoguerra, si avvertiva questo clima di dopoguerra? Ma si avvertiva anche nelle monete, circolavano ancora le monete con l'effigie del re, insomma, mi spiego, in quegli anni.
mi ricordo una grande manifestazione in piazza, delle voci che mi venivano, probabilmente erano delle manifestazioni alla fine della guerra. Forse la Repubblica o Monarchia, ricordi niente? No, ecco, di, no, di quelle cose no, non ricordo nulla, ma poi ci vivevo, ripeto, in quell'ambiente. Invece ricordo molto bene quando, andando in via San Giorgio, tappezzavo la strada con dei disegni di un po' di tutti i partiti, scrivendo viva o abbasso a seconda delle indicazioni, ecco, alle quali ci tenevo. Quindi c'era uno scontro molto forte, ideologico, molto forte, che si avvertiva poi nel... Siccome io avevo la mania del disegno, non potevo fare soltanto il partito che mi veniva richiesto, poi accanto facevo un altro, mi ci vivevo abbasso, però io mi divertivo un mondo. Quindi questo libro lo hai letto, diciamo, e lo hai riletto a distanza di un anno, adesso riflettendoci, diciamo. Ma mi sono immedesimato, mi ha dato la stura a tanti ricordi. Ecco, allora io ti voglio chiedere, secondo te il pregio di questo libro, il difetto, qual è secondo te? Il pregio è coinvolgere il lettore, soprattutto un lettore martanese, perché ovviamente è comunque... radicamento a Martano di Paolo Codopata, sì, no? Anche eccessivo. Sì, anche se poi la scrittura, il modo di scriverlo è come accessibile a chiunque, ha una felice vena narrativa, se vogliamo, anche nel libro, molto sintetica ma anche molto efficace. E su questo penso che sia un po' la fortuna, al di là di chi vive a Martano, per questo libro. Poi, per quanto riguarda il difetto, no, io direi che il difetto forse è come le cose quando piacciono, che sanno di poco. Diciamo che avrebbe bisogno di maggiori sviluppi. Avresti sviluppato di più la parte della narrazione dei luoghi, dei luoghi, ma anche dei personaggi. Io ero ragazzino. Però vedi che Paolo ha 6 anni meno di te, quindi già questi anni, a quell'età, per i ricordi sono, no? Diciamo che i ricordi di Paolo cominciano a funzionare dagli anni 50 in poi, quando tu sei già un adolescente. 10 anni. Io invece già da 5 anni mi ricordo i particolari. Nel boschetto sono vissuto fino a 7 anni, però molti particolari me li ricordo. Per esempio, molto spesso si chiedevano gli ospiti in casa come mai io non avessi paura del cimitero, no? Ecco, quello è questo vivere accanto al cimitero. Per me era niente, era un convivere tranquillo, anche perché mio padre probabilmente mi aveva già vaccinato, dicendomi: ma quelli dormono tranquilli, l'hai visti mai venire, ti hanno dato mai fastidio? Naturalmente non potevo dire di sì, e quindi ci vivevo tranquillo, ci convivevo con una serenità unica. Solo col senno di poi ho visto quanto quella cultura mi sia servita per conoscere certi movimenti culturali, artistici, eccetera. Queste sensazioni io le ho ricevute da Paolo, così come le ricevo e continuo a riceverle da molti personaggi dell'Ottocento, del Romanticismo in particolare, per esempio. Che so, le stesse sensazioni le ricevo quando ascolto un Verdi, quando vedo certi quadri di Courbet, per esempio del realismo di Courbet, oppure certe freschezze sulle incisioni gogliesche. Quindi c'è una vena romantica in questo. Quindi c'è, secondo me, sì, una forte vena romantica in Paolo. Anche perché in qualche modo potrebbe essere una narrazione di formazione, no? Perché lui abbraccia un po' dall'infanzia all'adolescenza. Ma non si può prescindere, secondo me, da questa vena. I romanzi di formazione erano tipici del romanticismo. Ecco, da questa vena romantica non si può prescindere quando si parla di ricordi. Come si fa? Si può, diciamo così, proiettare in avanti, vedendo gli ulteriori sviluppi, però rimane sempre questo concetto. Perché in effetti narra una vita che poi si evolve e continua a crescere in altre direzioni. Sì. Comunque è stato dinamico, non è un'esperienza ideologica, ecco, no? A molto differenza più di altri suoi coetanei, forse. Sì, ma a differenza della nostalgia, no? Che non riesce a vedere avanti, e quindi, come direbbe Dante, con i volti girati sempre verso l'indietro, questo libro ha le radici piantate e però continua a germinare, a sbocciare. Sì. Ed è quello che molto spesso non si capisce nell'età giovanile, per cui si pensa che basti tagliare le radici o tagliare il passato per essere moderni. Nulla di più falso, insomma. Sì. Un albero cresce se ha le robuste radici, se no evade, se no cresce in una maniera sbagliata. Quindi... E questo penso che sia il rischio di tutte le generazioni. Of the past.
began to lose control.